Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs, è tempo di showcase, vi porterò un team che, raga, no, 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 non dite che l'ho copiato perché ve lo dico io in anticipo. Sì, questo team l'ho copiato da un video showcase di PleaseIMNoob, è uno youtuber, giocatore spagnolo se non sbaglio, o forse francese, una delle due, non molto conosciuto, ma che a mio parere spacca parecchio e porta principalmente gameplay crudi, non, nel senso che non ci mette neanche un suo audio, proprio gameplay puro, basta. E quindi raga, nel caso vi piaccia l'idea di questo team, sappiate che l'idea originale è stata di PleaseIMNoob. Ma di che team stiamo parlando? Ve lo faccio vedere subito, sigla. Mi raccomando, prima di iniziare vi chiedo subito un bel like per aiutare il video a girare il più possibile nell'algoritmo di YouTube e dopodiché siamo vicinissimi ai 10.000 iscritti, quindi se ancora non l'avete fatto, se guardate abitualmente i miei video, vi chiedo di prendere in considerazione l'idea di fare questa iscrizione e poter così aiutare il mio canale a crescere sempre di più. Io vi ringrazio tutti quanti in anticipo, ma ora parliamo di questo bel team. E di questo 14 che vedete qua di fianco a me. Perché abbiamo qua 14? Perché stiamo parlando di un team blu blu purple composto, appunto. Vi faccio vedere subito. Da 14, Vegito Blu e la 21 Evil. Che è una cosa fantastica, raga, poter giocare questi due personaggi insieme nello stesso team. Sono tra i personaggi più sbroccati dell'intero gioco per quanto riguarda i kit e soprattutto lo strike attack, e abbiamo la possibilità di giocarli insieme. Fantastico, raga. Ma perché c'è 14 qua nel mezzo? Cos'è che fa di così buono questo personaggio? Vediamolo rapidamente, anche perché 21 e Vegito immagino li conosciate ormai a memoria. Innanzitutto partiamo dalla Z-Ability a 6 stelle, che è una delle cose più sbroccate che ci siano. Più 40% per colore blu o colore viola per lo strike attack and defense durante la battaglia. Già con questa Z-Ability qua è come mettere insieme due o tre personaggi e sommare le loro Z-Ability. È una bomba. Ma pure come kit non è male. Infatti abbiamo una main ability che ci aumenta del 35% il danno da strike per 20 counts. E in più cosa? Parecchio utile, specialmente per questo team, è il fatto che accorci di 5 il tempo di sostituzione degli alleati, cosa che vi permetterà di rimettere immediatamente in campo Android 21 una volta trasformata, anche se l'avete appena tolta. Quindi per ristaccarsi buff, per riguadagnarsi il ki, per pescarsi un'altra strike, prolungare la combo, fidatevi che non è assolutamente una cosa inutile da fare. Dopodiché con la Unique Ability numero 1 abbiamo un più 40% di stray damage inflitto e inoltre una riduzione danno del 20% e un aumento della velocità di pescata di un livello, entrambe le cose per 15 counts se abbiamo un personaggio blu o android presente in battaglia con noi. Seconda, Unique Ability. Cosa super figa a mio parere di questo personaggio: i seguenti effetti si attivano quando mettiamo il personaggio in standby e li attiviamo sui personaggi alleati che abbiano il colore blu o il tag android. Recuperiamo il 5% degli HP a tutti quanti, quindi, e più 30% di danno inflitto che non può essere staccato. Sì, può essere cancellato, ma non se ne va col tempo. E nel momento che noi comunque, se ce lo dovessero togliere, dovessimo riswitchare da 14 a un qualche altro personaggio, boom, quel 30% di danno extra per tutti i nostri alleati resta. Quindi raga, veramente un personaggio che fa buoni danni perché comunque, anche statisticamente parlando, non è messo così male. Inoltre c'ha i suoi equipaggiamenti d'extreme per potenziarne ulteriormente le statistiche. Quindi veramente non male come personaggio. E oltre a picchiare abbastanza bene, a tankare un pochino perché comunque c'ha questa riduzione danno, ha delle utility fighissime per tutto il team, ovvero questa seconda unique ability e anche questa riduzione dei timer count per la sostituzione di un personaggio. Questi sono i tre equipaggiamenti che gli ho assegnato, vi faccio vedere rapidamente anche quelli su Vegito e pure quelli sulla 21 Evil. Giusto per farvi capire quanti buff si prende. Ad esempio, Vegito, in questo team guardiamo la somma delle Z-Ability. 40% di Strike Attack and Defense, grazie a 14.
28% per Strike Attack and Defense grazie a se stesso, più 33% di Strike Attack and Defense grazie a Goku Kaioken, più 30% di Strike Attack grazie a Trunks Extreme del futuro e più 26% di Strike Blast Attack grazie a Dabura. Ha qualcosa come un 150 e passa per cento di Strike Attack in più, semplicemente così, dalle Z Ability. Ok, sono proprio curioso di vedere come performa questo team. Immagino che la problematica più grossa che si possa incontrare sia Kefla, anche se la 21 se ne occupa più che discretamente. Vai, andiamo. Partenza contro un Regen. Effettivamente anche Fatboo con i suoi lock potrebbe essere un personaggio abbastanza scomodo per questo team. Ok, direi che potremmo switchare sulla 21. Perfetto. E qua si prende qualche danno. Niente, pescata extra, ci allontaniamo. Ok, perfect vanish. E possiamo finalmente trasformarci. Vediamo se riusciamo a fargli utilizzare Cell. Perfetto, ributtiamo 14. Ok, ora potremmo fare così. Non so perché l'ho fatto, raga. Questa è stata veramente una cappellata. Ok, buttiamo Vegito per tankare questa mossa. Ok, tankata alla perfezione. Bevi. Un'altra? Perfetto. Fat Boo. Ok, io switcho su 21 prima che entri Fat Boo. Un'altra strike e ci siamo occupati di Baby. Bene. Ok, questo è perfect, sì. Vediamo quanto è in grado, cosa è in grado di fare questo 14. Ho carte buone in mano, però sono contro Fat Boo. Di danni non ce la siamo cavata malissimo. Vediamo, non penso sia in grado di farlo fuori. Però la 21 potrebbe metterci il suo tocco di classe. Per pochissimo, raga. Ok, ha recuperato tutto praticamente. Flashiamo. Buono. Ma lui meglio, 999. The fuck. Qua ci tocca prendere qualche danno. Va bene. Qua dovrei averlo preso. Perfetto, continuiamo la combo. Cell. Ottimo, ributtiamo Vegito. E forfè, raga. Avrei praticamente fatto fuori Cell con una combo. Ora questo team è al limite dell'illegale per quello che è in grado di fare. Prossimo match. Siamo contro un Team Fusion, fortunatamente senza Kefla. Ok, partenza aggressiva del suo Vegito giallo. Possiamo tenere 14 a tankare un po'. Ok, ok. Ora, tentiamo una Blast per un possibile Vegito. Nulla. Bene, bene, bene. Debuffiamolo subito. Vediamo se salta. Nope. E sta bene, ok. Oh shit. Ho aspettato troppo. Ok, via subito. Assolutamente. Dentro 14. Ok, nice. Usciamo così. Perfetto. Dentro Vegito blu. Ora!
questo e quest'altro. One combato, raga. Bravo, ma dimostrami chi è la versione superiore tra i due. Lo facevo fuori anche un paio di volte, probabilmente. Ok. Vai, vai, roccia. Ok, qua ci prendiamo i danni, non voglio switchare su nessuno. Assolutamente no. Ok. Ok, qua possiamo buttare le cheat invece. Nice. Resta solo il suo Vegito. Ok. E prolungala ancora un pochino qua, drop. Shit. Va bene, non c'è problema, non c'è problema. Si è comunque sprecato il Vanish. E ora non c'ho più il Racing Rush, quindi dovrei prendere priorità subito. Yes. Vai, 21. Concludi il lavoro. Che meraviglia, raga, questo team. Quanto cazzo mi piace giocare questi due personaggi insieme. Prossimo match. God Key a noi due. E partenza con Vegeta verde. E partenza con lag. Riusciremo a giocarlo qui, Terassi? Nice. Ok. Possiamo switchare su Vegito. E rimuoviamo quei bufferi di quelli che si ritrova. E lo facciamo tornare inutile, come sempre è stato. Ok. Kaioken. Nice, nice, nice. Trasformazione e special move. Questa farà male. Peccato che ho solo una carta in mano, ma è abbastanza per shottare. Prossimo match. E dal God Key passiamo al Future. Mi spiace di non aver ancora trovato nessun Paikwan, raga. Quello sarebbe stato il vero banco di prova per questo team. Ok, questa ce la tanchiamo con 21. Grazie. Perfect Vanish, anche tu. Ok, ora tocca a me, bros. Sì. Mamma mia, Vegito. Non erano abbastanza, raga, i suoi buff. E ripuliamolo, perché ha un po' di troppa roba addosso. Ok, te trasformi, mi trasformo anch'io, non c'è problema. Ok, switch su Trunks. Vediamo se lo pigliamo. Sì. Rising Rush non lo spariamo perché entrerebbe sicuramente Trunks giallo. Ok, sta saltando. Eccolo, raga, il trick figo che volevo fare da inizio match. Da inizio showcase, ovvero. Muori di tap. Frizziamo il tempo, sta facendo un tackle. Appena mi parte la strike va sicuro che ha la meglio. E lo shottiamo di special move. Ok, allontaniamoci perché fa un po' troppi step.
Non so se abbia fatto il vanish o meno, non si riesce a capire. Acquittato. Complimenti, amico mio. Ottimo match. Prossimo. Ultimo match dello showcase. Siamo contro un Fusion e stavolta c'è anche Kefla. Vediamo come possiamo cavarcela con lei. Ok. Ok. Vegito, va bene. Nice. Questo fa molto male. Qua dovrebbe morire, raga. Non può switchare. E questa Kamehameha lo spacca. Raga, imbarazzante questo team. Veramente imbarazzante questo team. Fragile, perché comunque non c'è nessuno che possa tankare più di tanto. Però quando entra in combo c'è da salvarsi. Raga, in realtà 14, io continuo a dire che tanchi meglio del previsto. Ok, droppato? Sì. Ok. Non stavo più capendo cosa stesse succedendo, ma abbiamo ripreso. Ecco, prima della trasformazione i danni sono questi. Trasformiamola. Non male veramente. Kefla è andata. Ok, preso al volo. Debuffiamolo un po'. Ok. Qua non hai più il vanish. Però mi fai questo. Va bene. Vai 14. Le finirai ora queste strike. Non ne puoi più spawnare all'infinito. Ok, drop. Nice. Switch tattico. Su Vegito blu. Mamma mia raga, che danni che sta facendo. Che danni che sta facendo. GG raga, GG. Raga, pareri su questo team? A mio parere funziona che è una meraviglia. Chiaramente c'ha tutte le sue problematiche di essere un team bicolor, ovvero che se vi trovate contro i counter pesanti, magari doppio verde, iniziate veramente ma veramente a far fatica. Dal momento che però di team con effettivamente due verdi al loro interno, ora come ora nel meta non ce ne sono, a meno che non vi troviate contro quel caso particolare di team che magari sta giocando God Key e c'ha sia Virus Zenkai 7 pannelli che Vegeta LF, ecco lì iniziate veramente a pregare tutti i santi. Ma non è un'ipotesi così plausibile, quindi... solitamente per come avete visto questi showcase qua, chiaramente ci sono anche dei match dove ho perso, non sono stati inseriti perché comunque penso che sia più interessante per voi vedere la buona riuscita del team, ma sono comunque una minoranza e non è stato un problema principalmente di personaggio verde contro che non mi faceva giocare, semplicemente ho trovato avversari che se la giocava meglio di me, tutto qua. Il team, a mio parere, lo ripeto, funziona che è una meraviglia. C'è 14 che grazie alle sue abilità da support fa un sacco di cose utili, vi fa rientrare la 21 in tempo zero praticamente, è pronta nuovamente a entrare in campo, si ripesca una strike, si recupera il key, switchate magari su Vegito in modo che ogni strike che fate vi pesca un'altra strike. Raga, veramente vi escono combo lunghissime e quando entrano in combo Vegito o 21 sono danni enormi. Problematica del team, chiaramente non c'è nessun tank effettivo perché è un team glass cannon, potremmo definirlo, e l'unico cover change che possa bloccare le combo è quello di Vegito, e a meno che non vi stiano telefonando quella blast non vi fiderete più di tanto a buttare Vegito sperando che entri in cover change e non che l'avversario possa startargli sopra una combo, perché chiaramente è il personaggio più solido del team, seguito immediatamente dalla 21. 14, super figo, sì, però è abbastanza limitato il suo utilizzo al ruolo di support, nonostante non lo sia. Raga, per il video era tutto, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo team, lasciate un bel like se vi è piaciuto e se ancora non l'avete
fatto, ve lo ricordo, iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video.